Ok, gente, spero che siate pronti per un'altra fantastica missione di salvataggio della Federazione Galattica dei Pianeti Uniti e Galassie Amichevoli. Vediamo quali saranno i nostri eroi in questa avventura. Ok, abbiamo la Red Tail, che è la navicella principale, quella base, però layout B. Questa è abbastanza forte all'inizio perché ha 4 laser indipendenti l'uno dall'altro, quindi puoi sparare praticamente a qualsiasi cosa che vuoi. Inizi con un paio di personaggi diversi, c'hai uno Zoltan e una Mantide e principalmente non ha nient'altro di spettacolare, di particolare, diciamo. Allora, la prima cosa che io faccio di solito con questa navicella... Sto controllando un attimo. È spostare lo Zoltan dalle armi. Perché a volte capita che devi spostare lo Zoltan. E se per caso lo sposti, l'arma, una delle armi, viene disattivata. Quindi non mi piace come concetto. Quindi direi che facciamo così. Anzi, no, lo Zoltan lo mettiamo qua. È meglio. E l'umano lo mettiamo nelle armi. Sì. La Mantide può stare qua. No, facciamo così. Umano dai motori, Mantide dalle armi, Zoltan dagli scudi. Mettiamo lo Zoltan dagli scudi perché nel caso che troviamo un altro Zoltan e lo mettiamo anche lui negli scudi, poi le armi a Ion non ci possono togliere, almeno una barra di scudo non potrà essere tolta del tutto. Quindi molto molto comodo. Ok, procediamo. Direi che esploriamo questa, la parte bassa di questa zona, oppure anche la parte alta potremmo, perché possiamo anche saltare questo store, venire qua, poi qui. Però dobbiamo... Potremmo fare 1, 2, tac, tac, qui, 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 poi qua, poi qua, poi qui, e forse fare anche questo e poi fare l'uscita. Ok, va bene, andiamo, stiamo in alto. Stiamo in alto, dai. Ok, primo beacon, assolutamente niente. Lo sai cosa? No, è stupido. Andiamo in basso. È molto più comodo andare in basso. Se abbiamo molti più beacon vicino all'uscita, il che vuol dire che è più probabile, cioè riusciamo a starci più... a fare l'ultimo salto all'ultimo secondo. Allora, possiamo anche fare autofire. Allora, aspetta un secondo che stia per partire. Ok, hanno anche mancato. Ok, vai adesso, spara adesso. Così non c'è neanche uno scudo. Fantastico. E poi possiamo, vedete, suddividere i quattro laser come preferiamo. Era meglio attaccare anche un'arma, però è un po' tardi. Può darsi che subiremo uno di danno adesso, per pura sfortuna. Avrei dovuto accettare il loro... Eccolo qua, uno di danno. Avrei dovuto accettare il loro... La loro arresa. Per evitare quel danno, però fa lo stesso. Dai, uno e basta. Per adesso non mi arrabbio. Per adesso. In futuro chi lo sa. Ok. Scudo. E andiamo. Ok, questi qua hanno un lanciamissili. Mi hanno hackerato le telecamere. Quindi chi se ne frega. Probabilmente mi faranno due di danno qua. Che botta di fortuna. Mancato completamente. Ok, dividiamo così adesso. Il primo attacco lo faccio sempre su tutte le, tu, tutti, tutti i laser vanno sempre sulle armi. Così sei sicuro almeno di riuscire a disattivarle, o almeno avere una buona probabilità di disattivarle. Dunque, all'inizio, per i primi 1-2 settori, questa navicella qua è piuttosto forte. Però dobbiamo cambiare le armi abbastanza in fretta, perché sennò iniziano ad esserci poi dei problemi piuttosto seri. E però per questi primi... Mamma mia, stiamo avendo una botta di fortuna incredibile. Fai così, aspetta che sparino i primi tre e poi spara questo. Perfetto. E adesso al momento ci... concentriamo sull'avere un'altra barra di scudi. E
E poi direi che possiamo iniziare a risparmiare per comprare delle armi o comunque qualcosa di più interessante nei negozi. Però io, per la maggior parte delle navicelle, risparmio sempre per gli scudi subito. Allora potremmo cercare di rubare ai civili delle risorse umanitarie. C'è la possibilità di ottenere qualche risorsa in più, c'è la possibilità di subire del danno perché era una trappola, c'erano dentro delle bombe, e oppure non ottenere niente. Io direi che le rubiamo perché speriamo che ci siano delle bombe, così salviamo i civili, perché sennò morirebbero. Cavoli, purtroppo invece no. Purtroppo non c'erano delle bombe, mi dispiace, e non era assolutamente mia intenzione di rubarvi, avrei voluto lasciarvele se era cibo e altra roba, però mi dispiace, sono stato un cretino perché con quelle risorse potevo potenziare i miei scudi. Starnuti. La cosa non ha comunque fatto differenza perché il raggio non ha fatto in tempo a colpirci. Ok, abbiamo accettato la loro proposta di arresa perché ci hanno offerto 3 di carburante e quindi molto 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 utili, perché non sai mai quando rimarrai senza benzina. In questa economia poi è ancora molto più pericoloso. Allora, a questo punto qua ci mettiamo 2 scudi e adesso loro non possono ferirci fisicamente. Potremmo, innanzitutto tu vai qua, così vediamo cosa c'è nella navicella nemica. Potremmo cercare di uccidere l'equipaggio anziché la navicella. Però è un po' difficile perché ci sono 2 ingegneri, ci sono 2 engi che riparano molto facilmente e spengono i fuochi molto 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 velocemente. Infatti vedete, l'hanno subito spento. Però potremmo già sparare con 3 e 4 per adesso. Perfetto, stanno andando a guarire. Spara anche lì. Un altro fuoco, ok. Questo è molto molto buona come cosa. Spara di nuovo. Mi sa che no. No, impossibile. Gli ingegneri riparano troppo velocemente. È impossibile farli morire asfissiati o bruciati. Non sotto queste condizioni almeno. Vabbè, non è un grossissimo problema. Una barra di energia, così almeno riusciamo ad attivare i motori, se no non riesci neanche a viaggiare. Ok, vediamo quanti altri salti riusciamo a fare prima di essere obbligati a... Ok, anche questa non ci può ferire. Allora, fammi un attimo velocemente qua, fammi vedere chi c'è. Altri 2 ingegneri, ok, quindi stesso concetto di prima. Li ammazziamo e basta, non voglio neanche stare a perdere del tempo. Un'altra cosa molto molto utile è che siccome spari con 4 armi separate, vedete quanto velocemente sale l'abilità delle armi della nostra mantide? È già a un livello e tra poco sarà a livello 2, che è il massimo. Quindi niente male, cioè è una fortuna, diciamo. Direi che a questo punto iniziamo a risparmiare soldi. Questa qua potrebbe ferirci, però è un po' improbabile. Facciamo così per adesso, spara solamente con 2. Fai così, togliti l'ossigeno. Ok. Ok, preso, spari un altro qua e uno al pilotaggio. Ok, perfetto, non possono più scappare. E adesso fai così, per favore. Vabbè, fa lo stesso, va bene. Ok, perfetto. Così dovrebbe andare abbastanza bene. Puoi riattivare l'ossigeno se non ti dispiace. Ok. Era importante cercare di evitare che scappassero. Allora, la bomba a ion è un'arma che non uso praticamente mai. Perché? Per 19, ma sì, dai. E abbiamo risparmiato un pochino sul potenziare il reattore. Perché è estremamente lenta, è estremamente potente perché dà 4 danni di ion, vuol dire che disattiva un sistema senza fare danno. Però ci mette 22 secondi per caricarsi e spara un colpo alla volta, il che vuol dire che se il nemico ha una buona probabilità di schivarla se i motori funzionano come devono.
Allora, io direi che andiamo nella parte alta piuttosto che nella parte bassa. Andiamo nella zona controllata dai ribelli. Il che vuol dire che ci saranno pochi negozi qua, però noi continuiamo a risparmiare per adesso. Questo qui ha solamente un laser? Seriamente? Ok, estremamente facile distruggere. Però avete un robottino di riparazione. Quindi molto molto difficile riuscire a... Ok, uccidervi per l'ossigeno. Facciamo così. Ok, dovrebbe essere disattivato adesso quel balordo là. Esatto, quindi potremmo fare così e vedere come va. Non credo che farà molta differenza, però... hanno già riparato gli scudi. Perché effettivamente gli danno priorità. Lo farei anch'io. Se gli scudi vengono disattivati o feriti è una delle... Ah, c'era un incendio però. Vabbè. Va bene lo stesso, dai, era praticamente un po'... Con queste armi è un po' difficile riuscire a... uccidere l'equipaggio senza distruggere la navicella. Ok, potremmo assumere un nuovo membro del nostro equipaggio. Non ne vale quasi mai la pena. Però Kinker un pochino mi... No, non ha senso. Abbiamo già 4 mini. Se ne avessi solamente uno potrei farci un pensiero, ma non ne vale assolutamente la pena. Ok, questi qua possono ferirci molto facilmente. Per di più hanno hackerato i nostri scudi, però si stanno già... Ok, perfetto. Fantastico. Non possono più ferirci. Quindi molto velocemente spari sia alle armi che al Lacking. Perfetto. E adesso fai così. Vedete quanto è comodo poter dividere in piccole parti dove vanno i tuoi colpi? Così sei ben sicuro di colpire esattamente quello che ti serve. Cioè, piuttosto che sparare 12 colpi contro lo stesso, contro le armi e basta, contro la stessa stanza, il poter suddividere con così tanta precisione torna molto utile. Nella prima fase di gioco. Nella prossima, più vai avanti, più ti rendi conto che un laser per arma è un po' poco. Fantastico. Un meteorite ha fermato il razzo. Molto molto comodo. E adesso dobbiamo solamente aspettare perché si deve caricare l'FTL drive. Intanto che siamo qui a subire danni al nostro scudo per colpa di meteoriti. Ok, direi che andiamo qua giù, vedo un bel po' di beacons, potrebbe esserci una buona probabilità di trovare un negozio qua, però anche qua su. Facciamo così, fai qua, no, fai, sì, fai qua, perché questo già sappiamo che non è un negozio, così qua ne tocchi 3. Più beacons tocchi, più è probabile che ci sia un negozio nelle vicinanze. Ok, un'altra navicella senza nessun genere di arma, non mi può ferire, quindi miriamo subito ai sistemi di pilotaggio e ai motori, così che non può scappare. Tanto non può ferirci. È il motivo per cui è così importante potenziare subito gli scudi, perché molte navicelle all'inizio del gioco non può... Eccolo qua, con 99 scarps e un'arma da vendere. Sì, ci andiamo assolutamente. E molte navicelle non possono più farti danno all'inizio se c'hai almeno 2 scudi. Ok, va bene. Fammi pensare. Potremmo andare con un drone control e andare con un drone che incendia. Cavoli, sarebbe molto interessante. È una tecnica che non uso quasi mai. Però sono molto tentato. Anche perché poi basta comprarne un altro di quello da difesa per difenderci dai missili. Lo sai cosa? Dai, per fare qualcosa di diverso da come gioco di solito io, lo facciamo. Allora, compri anche questo. Adesso cerchiamo di dare fuoco alle navicelle. Questo lo puoi vendere. Comprami un paio di questi, perché quasi certamente li useremo. Abbiamo un bel po' di carburante, quindi quello mi preoccupa un po' di meno. Ok, vediamo se... Ah, cavoli, però no, devo potenziare di uno almeno, perché è vero, ne occupa 3 e inizi solamente con 2. Ok, altra navicella che non ci può ferire, quindi nessun timore. Dobbiamo potenziare qua il nostro sistema dei droni appena possibile, perché altrimenti non possiamo mai utilizzare il drone che incendia. Va bene, dai.
Questo qua è già il livello massimo, niente male. Perfetto, ci hanno dato un bel po' di roba e possiamo, perfetto. Dobbiamo anche però metterci un pochino di energia extra, perché sennò dobbiamo disattivare qualcosa per poter attivare il drone. Allora, rischiare di perdere uno dei nostri ma guadagnarne forse uno, e forse salvare qualcuno, anzi no scusa, una ricompensa però forse perdere uno dei nostri omini, subire danno e forse salvare qualcuno. Questo non mi ricordo quando è stata l'ultima volta che non mi ha fatto danno. È sempre così, fa sempre danno, sempre, ogni singola volta. Incomincio veramente a pensare che non sia quasi possibile. Dai, vai. Vai qua su. Dai, voglio una navicella a cui dare fuoco. E un'altra navicella senza scudi, che quasi certamente ci farà danno perché ha un lanciamissili e il cloaking, quindi fanno in tempo a caricarsi tipo 12 volte queste armi prima che io possa sparare. Oh, stiamo avendo una botta di fortuna incredibile. Usare il drone del fuoco non ha alcun senso in questo caso, perché questa navicella, se guardiate, vai a vedere, è senza ossigeno e non ha equipaggio. Ok, non abbiamo fatto in tempo perché l'abbiamo distrutta prima che qualcuno riuscisse ad arrivare. Cosa? Ah, cavoli, perché ho perso troppo tempo. Seriamente? Ah no, è scattato un allarme. Che fregatura. Non mi era praticamente mai capitata questa cosa. Non sapevo neanche che fosse possibile. Per fortuna... Guardate che razza di salto. Per fortuna siamo ancora fuori con il prossimo salto. Accidenti. Allora, mi dai... Prima di darmi una barra di energia, dammi una cosa in più dei sensori, che così possiamo vedere l'equipaggio avversario e decidere se vale la pena o meno cercare di dargli fuoco. Perché se nella navicella avversaria ci sono 12, ci sono una quintalata di Rockman, non ne vale la pena. Ok, dai, dammi una navicella che non sia automatizzata, dai! Porca miseria, voglio bruciare vive delle persone. È una cosa così cattiva da chiedere, eh? Non sono mica un mostro, non mi sembra di star chiedendo una cosa strana. Ecco, finalmente sono riusciti a colpirci, siamo riusciti a non evadere un lancia, un razzo. È tipo il primo di tutto il gioco, mi sa. Questo è il secondo però, con tanto di incendio. Perfetto. Ok, va bene, va bene, va bene. Aspettiamo a sparare, che non ha senso sparare un colpo da solo. Spara insieme agli altri. Perfetto, e adesso puoi dividere i colpi come preferisci. Tu tanto ormai c'hai la tua abilità al massimo, quindi risparmiamo un po' di tempo. Vatti già a prendere delle aspirine dalla nostra farmacia. Allora, Angie o Uncharted? Allora, è un po' un problema entrambi. Gli ingegneri solitamente hanno dei buoni sistemi di difesa contro i droni. Qui non vediamo gli avversari, però. Però meglio comunque se vogliamo dare fuoco alle navicelle. È comunque la cosa migliore da fare. Ok, qua c'è una quest. Quando ho ottenuto una quest? Forse è il caso che ogni tanto leggo quello su cui clicco, perché molte risposte le vedi in automatico, del genere questo. Non me ne frega niente di tutto quello che c'è scritto qua, ok? C'è una navicella avversaria, posso attaccare o cercare di... È ovvio che voglio attaccare, ovviamente. Allora, attacca questi due, per favore. Anzi, fai con tre, se ci riesci. Disattiva già qua due di scudi, tanto non ci servono, ce ne basta uno. Ok, ho bisogno di un altro... Il missile anche lì. Ok, però avrei bisogno che tu disattivassi il lanciamissili. E mi sa che c'è un robot che ha... un robot riparatore, perché ho visto delle porte aprirsi da qua per arrivare dall'arma. Quindi questo qua farà 4 di danno. Che botta di fortuna che stiamo avendo. Ok, va bene. Allora, vediamo un po' quanto velocemente lo riparano. Adesso per favore spara due qua. E se... Ok, ho bisogno di un altro. Perfetto. Cerchiamo di dargli fuoco a questi balordi. Non sparare più. Vediamo. Dov'è? Ah, ok, cavoli, non si vedeva. Dicevo, dov'è il mio drone che dà fuoco? Ok, vediamo un po' se riusciamo a uccidere l'equipaggio. Stanno cercando di scappare. Ok,
Ci sono troppi incendi, quindi sono un po' in giro da tutte le parti a cercare di spegnerli. Offrono una... Non è malaccio, però no. Preferisco cercare di uccidervi. Non avete una med bay? Vediamo un po' se riusciamo a uccidervi. Ok, devo fare almeno uno di danno. Non voglio rischiare che cavoli, stanno scappando. No, mi sa tanto che vi distruggiamo e basta, balordi. Che pelo, Dio santo. Comunque è improbabile che riusciremo, stavo dicendo, a ucciderli prima che il fuoco faccia uno di danno. Peccato, ci abbiamo provato. Allora, dammi un'altra barra di energia, così siamo un pochino più... dobbiamo disattivare meno roba per attivare il nostro drone. Qui non c'è niente. 11 droni, dai, dovrebbero bastarci per un po'. Questi sono... potrebbero esserci dei Rockman in questo genere di navicella, però non è detto. Cavoli, due barre? Due intere barre? Cavoli, non sono mica poche. Questo inizia a diventare un problema. Qua potremmo... aia, subire un po' di danno. Allora, chi se ne frega della Medbay non mi interessa. Dobbiamo assolutamente fermare una delle armi. Se no qua continuano a farci un sacco di danno, perché sono abbastanza... coordinate fra di loro. Ok, il prossimo è il fermare gli scudi. Porca miseria, c'è anche un incendio nei sensori. Speriamo di riuscire a spegnerlo in tempo. Ok, mi sa tanto che non riusciremo a dargli fuoco a questi balordi. Però loro stanno... no, stanno già andando a fuoco loro. C'è un incendio anche nella loro navicella. Ok, no, forse ce la possiamo fare. Se c'è già un incendio, forse ce la possiamo fare. Quanto cavoli dura sto cavoli di cloaking. Ma sai cosa? Intanto che ci siete, voi andate a riparare. Tanto non hanno armi con cui possono sparare, quindi... però cavoli, se continuiamo a fare danno così... Ok, no, c'è l'ossigeno. Ok, lo sai cosa? Smetti di sparare. Sembra che non riescano a spegnere il fuoco senza... Cioè c'è il fuoco che sta già distruggendo tutta la loro navicella. Guardate, non hanno più scudi. Ah, guarda, perfetto. Non c'era neanche bisogno, no. No, no, non me ne frega niente. State tutti morendo per colpa del fuoco. Non c'era neanche bisogno di attivare un drone. Guardate, abbiamo avuto una botta di fortuna con i nostri... con le nostre armi. Probabilmente. Non ci vediamo fisicamente, però... già l'ossigeno è stato disattivato, le armi non le stanno riattivando. Probabilmente sono in queste tre stanzine e stanno aspettando la morte. Sai cosa potremmo fare, tecnicamente? No, meglio di no, non rischiamo di distruggere la navicella. Perché il fuoco potrebbe fare altri due danni, distruggendo il cloaking e... i motori, il che vuol dire che io posso fare altri due danni e cercare di ammazzare probabilmente l'ultimo mino che è ancora vivo. Un colpo di certo posso spararlo, dai. Facciamo due. E basta, non voglio rischiare altro. È molto probabile che gli incendi si sono spenti per mancanza di ossigeno e stiamo semplicemente aspettando che muoiano, eccoli qua, muoiano per mancanza di ossigeno. Ok, tu puoi andarmi qua per adesso. E sì, direi che ti faccio fare 1, 2, 3, poi qui, poi qua su, poi di qua. Ok, e poi siamo qua vicino, va bene. Sì, vai. Ok, c'è una tempesta e abbiamo della gente dentro alla nostra navicella. Sono qui dentro. Possiamo andare a combatterli, a meno che non sono in 4. Sono in 3 e basta. Ok, perfetto. Dovremmo essere in grado di ammazzarli senza troppi problemi. Però gentilmente attivami l'ossigeno, vorrei evitare. Allora. Ok, voi due andate qua, tu vai qua. Perfetto. Ah, tu c'hai già la vita al massimo. Ok, tu vai qua. E adesso solo la mantide rimane.
Ok, disattiva tutte le armi, è meglio partire con gli scudi pronti piuttosto che le armi pronte, a meno che non hai un weapon pre-igniters, se si chiama così, credo di averlo pronunciato assolutamente in maniera obbrobriosa quel nome. Ok, sì, prima su, poi giù e poi andiamo dalla nostra quest. Ok, questa è un'altra navicella a cui non possiamo dare fuoco, però ci può fare danno, quindi alle armi il primo colpo. Perfetto, adesso non può più farci danno, anzi mi fa piacere che spari con questi, perché così forse aumentiamo la nostra abilità di schivare e la nostra velocità con cui riattiviamo gli scudi. Quindi se ce la fai a sparare un altro colpo, oh perfetto, bravo. Non è servito praticamente a niente, ma uno ci prova. Ok, un lanciamissile. Un lanciamissile. Quanto fai di danno? 17 secondi per caricarti. È comunque un bel po'. Ah, fulmis. Ah no, questo qua è quello che serve per spararli. No, non ha senso usarlo. Lo venderemo. Abbiamo visto che c'è un negozio, quindi... sì. Preferisco avere un paio di droni in più piuttosto che due missili in più. Cosa c'è qui? Ah, è quella che avevamo accettato per fare la... la cosa. Ce la posso fare a parlare? La delivery, la consegna. Ecco, cavoli, non mi veniva la parola consegna. Avevamo a quanto pare promesso... ah, aspetta, devo guardare dov'è la prossima quest. Sono un idiota, non ci ho mica guardato. Allora, prima le armi perché possono ferirci. Anzi, molto probabilmente ci feriranno. Eccoci qua, un po' di danno. E un altro po' di danno. Ok, adesso dobbiamo assolutamente però impedirgli di scappare. Cosa che non è detta che riusciamo a farlo. E possono comunque ancora farci del danno, quindi... un po' troppe mancate per i miei gusti, gente. Ok, molto meglio. Adesso spara di nuovo alle armi. Molto molto bene. Perfetto, non possono più ferirci adesso. Beh, in realtà sì, perché il drone che spara può colpire due volte. Ecco, come per esempio in questo caso, può colpire due volte molto vicine l'una all'altra. E questo qua nel frattempo fare danno con il suo raggetto. Allora andiamo al negozio. Andiamo poi qui, poi qui, poi forse qua, qui e qua. Proviamoci. La vita è un po' scesa, gente. Abbiamo subito un po' di danno, un po' troppo. Allora, siccome abbiamo già il livello 2 dei sensori, potremmo comprarci il controllo mentale. E anche drone recovery arm non è affatto male, così che non sprechiamo i droni. No, questo non ne vale la pena. No, almeno non credo che ne valga la pena. Però il controllo mentale sì. Così possiamo evitare di mancare controllando il pilota. Va bene. E a questo punto, allora, siccome una barra di energia mi deve andare per il controllo mentale, direi che investiamo un minimo nell'energia in modo da... 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3... Puoi saltare? Sì, da qui a qua... ok, perfetto, quindi sì, facciamole tutte perché tanto possiamo sempre andare verso il beacon dell'uscita in qualsiasi istante. Ok, questo qua stava cercando di venderci un'arma senza dirci cos'era, però grazie al controllo mentale che abbiamo appena comprato, abbiamo scoperto che in realtà voleva solamente imbrogliarci. L'unico problema però è che sti cacchio di balordi hanno ben due lanciamissili. Puff, vai a riparare più velocemente possibile. Abbiamo... hanno anche rotto il... ok, stanno cercando di scappare i balordi. Noi adesso facciamo... aia. Vai a... beh, non andare... ne... beh, si è andata ad aiutare a riparare. Oh, cavolo, c'è anche un incendio. Tu vai a riparare il controllo mentale. Tu vai a guarire, per favore. Ok. Ah, cavoli, questo è un problema. Ah, cavoli, sono in tre dentro. E stanno riuscendo anche a scappare. Che fregatura. Che fregatura. Riescono a scappare, ma si può? Dopo avermi fatto così tanto danno, dopo tutti i problemi che mi avete causato, ecco, ho sparato i colpi per niente.
Vaffanculo. Cioè, veramente si è caricato troppo velocemente quell'FTL drive. Non era relativamente giusta come cosa. Però fa lo stesso. Fa lo stesso, non mi arrabbio. Prova a cagare. Detto in francese. Allora, qua niente. Qui c'è qualcosa, sì, attacchiamo. Ci vuole un po' prima che possano farmi del danno. E dov'è sto balordo? Ok, è qui. Quindi se mando te, te e te. E forse anche te. Dai, tanto che ci siamo. Dovremmo riuscire ad ucciderti prima che tu possa tornare alla tua navicella per guarire. No, è riuscito comunque ad andarci. Ok, allora io direi che attacchiamo gli scudi. Attacchiamo gli scudi. Ok. Attacchiamo gli scudi. C'è di certo un ingegnere qua, il che ha una rottura di scatole. Perfetto, attiviamo qua. E adesso cerchiamo di dargli fuoco a questi balordi. Niente scudi, per favore. Vorrei evitare di fare dei danni alla navicella. Per favore, dai fuoco a tutto. Basta con gli scudi, ho detto. Non ricaricare gli scudi. Per favore, butta del fuoco dentro agli scudi. Mi farebbe comodo che tu bruciassi gli scudi. Per favore, scudi. Devi bruciare gli scudi. Sto facendo troppi danni alla navicella. Ok, forse basta. Speriamo che ci siano abbastanza incendi dentro. Allora, sai cosa posso fare? Posso cercare di fare così? In modo che lo scudo è giù e lui riesce comunque a dare fuoco. Sì, è un'idea più geniale. Perché non ci ho pensato prima? Così? E lui ce la fa. Devo solo sincronizzare bene i colpi. Così? E così. Va bene. E ok, era un'idea intelligente. Perché non ci ho pensato prima? È comunque probabile che la navicella venga distrutta prima che l'equipaggio muoia, perché gli rimane solamente uno di vita. Se avessi pensato a questa tecnica prima, probabilmente saremmo riusciti ad ammazzare tutti senza distruggere la navicella, però ormai è troppo tardi. Abbiamo sprecato un drone per questa cosa. Peccato. Infatti, era quasi palese. Vabbè, lo sappiamo per la prossima volta. Secondo me ci sto con due salti. Sì, proviamoci, dai. Ne vale la pena il rischio. Tanto il beacon finale, se si trova dentro una nebulosa, non ha comunque niente. Ok, abbiamo fatto un salto per niente, però non abbiamo comunque perso niente. Ok, gentilmente, vammi alla prossima regione. Mi vai dagli Zoltan stavolta. Sono un po' forti gli Zoltan. Adesso dobbiamo assolutamente metterci un'altra barra di scudo. Due barre non bastano più. Ah, qua c'era l'altra quest, ok, quindi non era nella zona, nel settore prima, ecco perché non. Mi era sfuggito di mente. Lì è dove dobbiamo andare a fare la nostra consegna. Ok, questi qui possono farci del danno perché questo balordo qua spara stra mega veloce, se non mi ricordo male, infatti. Allora, spara tre colpi contro gli scudi, gentilmente. Ok, l'hai colpito, adesso spara un colpo a questo. E l'hai colpito, perfetto, adesso non può più mancare e non può neanche scappare. Il problema però è che mi piacerebbe evitare. Porca troia. Ok, adesso subiremo un sacco di danno. Dobbiamo assolutamente distruggere le armi adesso. Quanto più velocemente possibile. Ecco, uno di danno. E un po' di incendio. Vai qua. Questo qua tanto vale spegnerlo con mancanza di ossigeno. Altro fuoco qua dentro. Quindi spegni così. Fai così piuttosto. Ok, non riescono più a farci danno adesso. Però abbiamo subito uno per le porte che sono state distrutte dal fuoco. E per di più non possiamo più chiuderle perché sono state distrutte, giustamente. Allora, bisogno di un po' di ossigeno. Ok, adesso te e te andate a riparare le porte.
per favore. Cercate di farlo prima di morire. Non dovrebbe essere troppo difficile. Allora, tu vai qua, tu vai qui. Basta alternare le persone, fare in modo che ce ne sia sempre uno dentro. Ecco qua, perfetto. Apri e chiudi. Tu vai qui e tu vai qua. Voilà. Lauren, Oni, Big Buy, Walker, Vivimord e Jack. I nostri eroi. Speriamo che non muoia nessuno. E un'altra fantastica navicella. Per fortuna abbiamo l'occasione di utilizzare finalmente il controllo mentale. Non l'avevamo utilizzato ancora una volta. A parte per quella volta che ci è servito con quel tizio che stava cercando di venderci un'arma e in realtà ci stava imbrogliando. Dai. Ok, non buono. Facciamo così, tu vai qua. Apri questi, anzi vai anche te qua. Un po' tardi, è il quarto colpo. Ok, l'incendio si è spento. Tornate alle vostre stanze. Tu vai a dare una mano a riparare i motori. Qua puoi disattivare. Ok, finalmente. Questi qua si stanno attaccando fra di loro perché sono due cretini. Ce la facciamo, dai, gente. Alleluia. Non che abbiamo subito danno, però cavoli. Ok, ci vuole 100 per la terza barra di scudo. Quindi altri 20 e poi saremo un pochino più al sicuro. Ok, allora, un ingegnere. C'è qualcuno a bordo. Cavoli, c'è un sacco di gente a bordo. Ok, questo non va affatto bene. Allora, apri qua, vai qui. Apri anche questo. Possono farci danno e anche molto facilmente. Mi piacerebbe uccidere il loro ingegnere, ma mi sa che sarà poco probabile. Quindi, semplicemente faremo così. Ok, andate a curarvi, molto gentilmente. Pronti a usare il controllo mentale appena spariamo. Perfetto, controlla. Distruggi quante più armi che puoi. Perfetto, c'è già un incendio. Bene, 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 bene. Allora, concentriamoci solo sull'ammazzare sti balordi. Ok, va bene, non possono farci danno con le loro armi. Perfetto, abbiamo ucciso praticamente tutti. Quindi tornate alle vostre postazioni. Adesso dobbiamo trovare il modo di dare fuoco alla loro navicella. Allora, facciamo così. Attiva questo. Spara con 4, va bene. Togli uno per schivare. Ok, bene, 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 bene. E, ok. Adesso facciamo come avevo fatto prima, che non attacchiamo più la navicella, semplicemente. Ah, ok, perfetto, non c'ha più scudi. Quindi dai fuoco, dai fuoco, dai fuoco a tutto, per favore. E semplicemente sparo allo scudo quando è necessario. Così. In modo che così lui riesce a dare fuoco. È un ottimo metodo questo. Non so perché non ci ho mai pensato prima. L'unica cosa, adesso fai attenzione perché ci vogliono 2 colpi. Ok. Per favore cerca di dare fuoco a delle stanze a cui non l'hai ancora dato fuoco. Ok, continui a colpire le stesse stanze. Ho bisogno che colpisci delle altre stanze. Ok, qua abbiamo un po' scazzato. Oh, bravo, colpisci gli scudi, così va bene. Ah, scusa, sono in ritardo. Ah, giusto, e usa anche il controllo mentale per farli attaccare fra di loro. Ok, bene, bene, bene. Se viene distrutto la medbay, siamo a posto, praticamente. Ok, sono morti. Non possono salvarsi.
Perché non hai dato fuoco a niente lì, Balordo? Dai, forza, dagli fuoco a questi balordi. Cerca di colpire i punti giusti. Un attimo in ritardo. Ok, controlla. Ok, stanno morendo. Ok, a posto. Possiamo anche smetterla di fare tutto questo gran casino. Adesso è morto. Allora, perfetto, ce l'abbiamo fatta. Forse credo che sia la prima, tipo, di navicella che riusciamo ad ammazzare l'equipaggio. Ci è voluto un po', eh. Ci è voluto un po'. Però ne vale sempre la pena. È sempre divertente. Ok, direi che togli uno di quei. Ah no, abbiamo comunque abbastanza energia perché ne abbiamo del surplus che usiamo per la nostra cosa. Ok, direi che possiamo fare 1, 2, tac, 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 tac e tac, ok. Così cerchiamo di arrivare al negozio con un pochino più di soldi, perché ci servirebbe un'arma migliore se fosse possibile. Questi qua possono farci molto di danno, però una cosa che possiamo fare noi è attivare questo qui in modo che distrugge il loro scudo un pochino più velocemente. Fai così. Ok, adesso togli una barra qua e mettila qui. Ok, perfetto. Sì, al prossimo colpo, quando spariamo, controlliamo mentalmente il pilota. Ok, non siamo riusciti a schivare. Incominciamo ad avere un pochino troppa poca vita per i giusti. Allora, puoi disattivare questo per adesso. Fai così, così e così, va bene. Controlla. Ok. Comunque non abbiamo disattivato il lanciamissili, che è un problema. Aia. 3 e 3, 6 di vita, è un po' poco. Per favore non mancare. Grazie. Ok. Adesso possiamo riattivare questo. Possiamo disattivare questi, va bene. Possiamo disattivare... sì, anche uno di questi, quindi fare così e così. Ok, sei anche riuscito a dare un attimo fuoco. Bene, 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 bene. Allora, fai così per adesso. Anzi, aspetta. Fai così adesso. Perfetto. Così continui a dare fuoco. Ok, bene, sì. Le mantidi fanno schifo a spegnere gli incendi. Adesso? No? Ok, perfetto, sono morti, quindi non dobbiamo più sparare. Possiamo addirittura anche cercare di convincerli a combattere fra di loro. Il problema è che la navicella potrebbe morire prima dell'equipaggio. Vai a guarirti te. No, ti disattiva un'arma. Ah! Ma porca miseria. Tutto questo lavoro per niente. Ok, distress. E poi al negozio mi sa che ci cureremo un po', perché sennò rischiamo di esplodere. E un'altra. Questo qua potrebbe molto facilmente ucciderci. Non è una cosa piacevole. Non avevo attivato tutte le armi. Allora, aspetta un attimo a sparare i primi tre. Aspettiamo che ci siano tutti. Ok, spara adesso. Adesso. Ok, meno male. Va bene, allora puoi disattivare. Così, uno ci basta, perché quello spara solamente un colpo. Attiva questo. E spara agli scudi adesso. Perfetto. Non stanno più riparando le armi, molto bene, molto bene. Ah, troppo tardi, cavoli. Ok, però gli scudi sono distrutti. Spara, spara, spara. Ok, perfetto. Non andate a riparare le armi. Per favore, inizia un incendio nella stanza delle armi. Inizia un incendio nella stanza delle armi. Grazie. Molto gentile, molto apprezzato. Sono morti questi qua. E la navicella, per una volta, non verrà distrutta prima che muoia l'equipaggio. Per una volta. Vai. Facciamo in modo che si ammazzino fra di loro e acceleriamo la cosa. Ecco, l'unico problema di questo drone è il non controllare dove attacca. Quella è l'unica vera rottura di scatole. Per il resto è molto utile, perché attacca molto più velocemente
raggio di fuoco che avremmo come arma. Questo qua attacca più velocemente, però. Quello era un po' in ritardo. Questo è tempismo perfetto. Smettila di dare fuoco alla stessa stanza. Grazie, finalmente. No, stanza sbagliata. Ammazzatevi fra di voi, per favore. Perfetto, uccidetevi, uccidetevi. Che bravi. Ush. Cavoli, quello non andava mica bene. Ok, no, non può comunque. Ok, perfetto, siamo comunque a posto. L'unico rischio è che adesso... Perché non stai andando a riparare? Stavo dicendo, perché non vai a riparare le armi? Scusa, c'hai abbastanza ossigeno. Non più, però. Era un'ottima idea la tua. Ok, allora, vorrei comprare un po' di energia per il nostro drone, ma devo risparmiare per poter riparare la nostra navicella. Hai qualcosa? Ok, il flak è importantissimo, il firebeam è un altro molto forte, però non ha senso usarlo se abbiamo comunque questi qua, se abbiamo il drone di fuoco. Com'è che si chiama? Anti-ship fire drone. Ok, non hanno un drone contro i missili, peccato, mi sarebbe piaciuto. Niente, compra. Allora, vendi uno di questi. Compri uno di questi. Disattiva uno. Fai così, va bene. E il resto dobbiamo riparare. Ripara ancora un po'. Ripara almeno fino a metà. Ok, basta. Sì. Sì, direi che per adesso va bene. Direi che possiamo fare prima questo, poi qua, qua e qua. Sì, va bene. Forse anche due salti in più possiamo fare, non solamente un salto in più, ok? Qua non c'è niente. Direi che se facciamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5... Dovremmo starci. Sono disposto a rischiare? Ma sì, dai, dovremmo proprio starci, dovremmo. Non stare a preoccuparti. Ok, un'altra grossissima rottura di scatole. Cavoli, c'hanno anche questo qua che è straforte. E una arma al ion. Ok, attiva subito questo. Ah, giusto, ho il flank adesso. Me ne ero già dimenticato che avevo il flak cannon. E hanno tre barre di coso. Che rottura. Ok, allora... Disattiva un attimo questo e mettimi il massimo di questi. Ok. Schiva per favore. Cavoli, adesso questo qua ci farà un sacco di danno se colpisce. Ok. Allora spara qua. Controllo mentale. Ok, vai e vai. E riattiva subito questo. Perfetto. No. Cavoli, adesso ci farà almeno due di danno sto balordo. Ai, 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 ai. Quelli erano tre di danno. Accidenti. Ok, adesso però che ci... Ah, scusate, deve fare così però. Adesso non può più fare danno, perché abbiamo tre scudi. Però... Dobbiamo comunque distruggere i loro scudi. Perfetto. Ah, però c'hanno un Rockman. Quella è un po' una rottura di scatole, devo dire. Ah, che cosa fare per il Rockman effettivamente? È una bella rottura. No. Ok, così va molto meglio. Posso disattivare un sacco di roba qua e fare così. Ok. Sì, no, è impossibile che riusciamo ad ucciderli senza che la navicella esploda. Ok, un'altra navicella che non siamo riusciti a uccidere l'equipaggio. Beh, forse potrebbero morire di asfissia. Se... No, è impossibile. E probabilmente... Ah, anche perché comunque no, esatto. Perché anche se l'ossigeno va a zero subiscono comunque uno di danno, quindi... Assolutamente inutile. Peccato. Ok, un'altra navicella che ci può fare del danno. Questo non va affatto bene. Allora... Sì, così. Attacca, attacca, attacca. Ah, giusto, è anche il drone, però è comodo averlo. Che toglie un po' di scudo.
così è più veloce. Ok, disattiva il drone. Possibilmente non davanti al loro lanciamissili. Attiva qua, attiva qui. Ok. Al prossimo siamo pronti. E non hai schivato. E le due barre di scudo mi servono. Ok. Spara. Controllo mentale. Spara e spara. Ok, il lanciamissili è fuori gioco. Possiamo tra poco riattivare il drone. Schiva. Ah, cavoli. E sei anche quasi morto, te. No, cavoli, anche questo adesso colpisce. E che cazzi. E questo spero proprio di no. Che pelo. Ok, allora. Ho bisogno che ripariate qua più velocemente possibile gli scudi. È la cosa più importante. Tu vai a dare una mano a questo. E per adesso ci concentriamo un attimo. Ah, c'hanno anche una medbay però. Che rottura di scatole. Vabbè, non ci si può fare niente. Attacca qua. Attacca così. Ok. Mi sa che è un'altra navicella che non riusciremo a... Ce la fate ad aggiustarmi? Porca miseria. Scudo, 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 scudo. Oh, grazie. Ce la fate? Ok, perfetto. Tu un attimo vai a riparare, a guarire prima che muori. Ah, niente, perfetto. Hanno riattivato il lanciamissili. Come se non bastasse. E noi l'abbiamo ridisattivato, bene. Ok, non possono farci danno. Però noi non riusciamo a dargli fuoco a sti balordi. E hanno subito riattivato il lanciamissili. Ok, bene, 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 molto bene. Allora, spara adesso. Controllo mentale. E spara alle armi. Ok, un altro incendio. Sì, però... Ok, facciamo così. Possiamo disattivare questi così. Attivare questo. Fare così. Ok. Ma adesso moriranno prima. La navicella viene distrutta prima che io possa uccidere l'equipaggio. Va bene. Fa di stesso. Abbiamo bisogno di un sistema per difenderci dai missili. Perché ci stanno distruggendo. Siamo di nuovo in rosso con la vita. Ok. Questo potrebbe essere un negozio. Non credo. Quindi mettiti due di energia. Così basta che ne togliamo uno al motore per poter attivare il drone. Ok, forse questa navicella riusciamo. Ok, questa navicella non può farmi danno. Ok, perfetto. Quindi ecco che cosa facciamo. E questa è una mossa super mega intelligente. Guardate, gente. Arriva una mantide. La attacchiamo. Però aspettiamo un attimo. Non abbiamo fretta. Iniziamo ad attaccarla adesso. Ora, questa mantide riuscirà a sopravvivere. Non ce la facciamo ad ucciderla. E verrà teletrasportata a casa. Eccola lì. Lei va dentro a guarirsi. Mentre lei guarisce, il teletrasporto da loro riparte e verrà l'ingegnere da noi. E a quel punto noi l'ingegnere lo uccidiamo. L'ingegnere spegne gli incendi molto più velocemente della mantide. Quindi noi preferiamo che sia... Ok, no. Hanno una medbay che cura troppo velocemente. Quindi non ce la si fa. Niente, il piano non è riuscito, gente. Fa lo stesso, controlleremo mentalmente l'ingegnere allora, una volta che gli avremo dato fuoco alla loro navicella. Io ci ho provato, gente, ci ho fatto del mio meglio. Allora, così, così e così. Perfetto, e poi così. Questi due si ammazzano fra di loro, perfetto. Noi facciamo così. Non hai colpito, quindi colpisci con uno. Ah, cavoli, c'è ancora uno. Ho bisogno che quegli scudi vadano giù. Anzi, usa, fai così, scusa, è meglio, dov'è il mio altro laser? Ah, cavoli, non erano in pari l'uno con l'altro. Vabbè, non è un problema. Questa mantide è molto molto lenta a riparare. Probabilmente il nostro...
il nostro controllo mentale riparte prima che lei riesca a riparare una barra dello scudo. E intanto iniziamo con un bel po' di incendi. Ok. Dai, dovrebbe funzionare bene. Ok, perfetto, dai fuoco agli scudi. Adesso dai fuoco all'ossigeno e alla medbay, per favore. Aspetta. Controllo, perfetto, ammazzatevi fra di voi. Cavoli, è tornata però una barra. Fai così. Perfetto, fai così. Un po' tardi, ma fa lo stesso. Fai così. Tardi ancora. Vai. Ok, l'ingegnere è morto. Perfetto. Ok, questa mantide è assolutamente morta. Però potrebbe... No, è impossibile, devono... Ok. No, cavoli, potrebbe morire prima la navicella. Ma che rottura di scatole. Ti prego, dimmi che c'hai tipo 1,5 miliardi di punti e dentro al motore. Dai, dai. Resisti, resisti, non esplodere. Dai fuoco alla stanza. Dai fuoco alla stanza, per favore. Ti prego, estinguiti. Dai fuoco alla stanza, questa stanza. Sì, sì. E vai, il fuoco si è spento. Ok, disattiva il drone prima che rischi di fare un danno. È improbabile, però non si sa mai. Per fortuna che è finito l'ossigeno prima che questo qua arrivasse a zero. Secondo me ci eravamo molto molto vicini. Adesso aspettiamo semplicemente che finisca l'ossigeno sulla loro navicella. Stiamo qui e ci giriamo i pollici. Io intanto controllo che ore sono. Sono le 10:40 di sera. Ok, sei morta mia cara. Finalmente. C'è un negozio. Però non facciamo in tempo ad andarci. Devo saltarti mio caro negozio. Mi dispiace perché mi sarei riparato un pochino, molto volentieri. Ok, un antipersonal assolutamente relativamente inutile. Quindi lo venderemo. Lo sai che è un po' un rischio? Può darsi che riescano ad arrivare all'uscita prima di me i ribelli. Ok, questa era una trappola. Hanno un lanciamissili. E abbiamo due balordi qua dentro. E hanno anche un hacking. Ok, perfetto, perfetto. Vabbè, non c'è niente da fare. Dobbiamo attaccare le armi prima possibile. Ok, quello non è un grosso problema. Adesso e adesso così. Perfetto, il lanciamissili è fuori gioco. È riuscito comunque a farci 2 di danno. E un ingegnere sta cercando di ripararlo. Ok, voi state andando dal mio pilota, brutti balordi. Ok, tu sei già operativo di nuovo. Ti devo sparare di nuovo. Perfetto, fuori gioco. Attiva la medbay, per favore. Cosa sta andando a fuoco? Niente dentro alla mia dentro alla mia navicella, vero? Sì, ok, è dentro. Ah, mi sembrava di sentire del fuoco, ok. Ok, così. Così e così. Cavoli, questo non va bene. No, proprio adesso che c'ho bisogno che banchiamo, non ce la fate. E ovviamente c'è un incendio così che non possiamo riparare. Controllo mentale, spara, spara. Come cavoli, perché hai mancato, ok? Stavamo controllando mentalmente il pilota. Cioè l'ingegnere è riuscito a entrare dentro alla stanza all'ultimo secondo. Ah, siamo quasi morti, eh. Adesso questo missile mi colpisce di certo perché ho zero possibilità di mancare. Non posso neanche scappare perché questo non è carico. E ci fa 2 di danno su 4 che mi rimangono. Ecco, perfetto. E hanno anche distrutto la cacchio di sistema di pilotaggio. Per favore non mancare. Ho bisogno che tu colpisca. Grazie, 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 grazie. Per favore smettetela di riparare le armi. Mi rimane solamente 2 di vita.
Ok, allora mandiamo a curare intanto quelli che possono, tanto non abbiamo rischio di danno al momento. Niente, distruggiamoli e basta, non stiamo a cercare di uccidere l'equipaggio perché è impossibile. Ush, che fatica. Stiamo per... finalmente, questo qua almeno un minimo ci difende dai missili. In realtà preferirei avere l'1 anziché il 2, però si fa con quello che si ha. Scusate, mi dispiace uscire, devo mandare altra gente a curarsi. Ok. Ai 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 ai. Mi serve... Se adesso ci sono i ribelli al coso finale, siamo un po' morti. Siamo morti. Siamo completamente morti. Non c'è possibilità. Non ci salviamo. Siamo morti. Abbiamo perso. Mi dispiace, gente. È impossibile che ci salviamo. Uno di questi affari qua arriverà, questo qui. Uno di questi arriva, mi fa 3 di danno e siamo morti. Vorrei che non fosse così, ma è così. Probabilmente ci ammazzerà anche questo ancora prima. L'unica cosa che forse più o meno potevo fare era, prima di venire in questo beacon finale, era aumentare al massimo le mie probabilità con i 94 pezzi di ricambio che ho, aumentare le mie probabilità di schivare. Però avrebbe aiutato fin lì. Oh, che botta di fortuna. Forse riusciamo a portare a casa la pellaccia, gente. Forse. Forse no. Vai via. Ok, fanno entrambi schifo, perché entrambi non gli posso dare fuoco all'equipaggio, perché questi sono i Lanius che non hanno bisogno di ossigeno, e qua ci sono le rocce che spengono, che non subiscono danno da fuoco. Perfetto. Quindi questo drone si è rilevato essere un pessimo investimento. Ho bisogno di un negozio quanto prima. Per favore. Abbiamo un nuovo mino. Non me ne faccio molto. Preferirei avere un negozio. Ho bisogno di un negozio, gente. Per favore. È abbastanza... Ah, però c'è anche l'hacking. Facciamo così. Così vediamo dov'è il negozio. Non lo faccio praticamente mai. Di solito li combatto sempre, questi balordi. C'era un negozio subito dopo. Ovviamente c'era un negozio subito dopo. Vicino a un sole, vicino a degli asteroidi. Ok, c'è un altro negozio qua. Quindi direi che andiamo qua, poi qui. Poi forse qua, qui, qua. Ah, e qua però non va giù. Ok, quindi no. Vabbè, di certo adesso andiamo qui. Senza nessun dubbio. Combat 2, combat 1. Tu puoi essere venduto. Non hai armi per me. Almeno metà della vita. Bene. Mi sarebbe piaciuto avere l'hacking. Potrei vendere questo. 35. Arriviamo a 81. Vuol dire che posso comprarmi l'hacking. Non credo che ne valga la pena. Direi che facciamo 1, 2, 3, tac, 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 e poi qui. Siamo ancora vivi, miracolosamente. Ok, dov'è che vuoi che ti porti? Ah, ti porto qua, perfetto, era un punto in cui volevo comunque andare. Quindi siete abbastanza fortunati. Direi di mettere un'attacca qui, così possiamo anche attivare quest'altra arma, perfetto. E poi il prossimo investimento sarà... nei motori.
Ok, per favore morite un po' velocemente. Un po' più velocemente di quanto state morendo al momento. Ok, perfetto. Sei l'ultimo. Devo andare via adesso, perché non voglio subire danno per colpa del fuoco. Potevo guardarlo effettivamente. Pensavo che fosse... Ah no, era impossibile che fosse una nebulosa. Sono un cretino. Perché pensavo che fosse una nebulosa? Sono un completo ritardato, ecco perché. Ok, altri Rockman a cui non possiamo dare fuoco. Tanto il combattimento c'è. Possono farci danno questi balordi. Però non è facilissimo, quindi non mi sento troppo male. Cioè non dovremmo riuscirci a non morire contro questi. Forse anche neanche a subire danno. Ok, abbiamo subito danno. Cos'è, abbiamo schivato un solo colpo su quattro che hanno mandato? Ovviamente hanno distrutto le armi. Sono abbastanza in sincronia, quelle due armi. Ecco perché. Ecco dov'è il problema. Tanto che le altre si caricano. Ok, no. Sì, sono abbastanza in sincronia l'una con le altre. Però adesso lo sono anche le mie. Ok, ah, bene, 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 bene. Ok, vai. Controllo mentale. Attacca due le armi e una... tutte le armi. Ok, perfetto. Allora, 3-3-6. Non credo che riusciamo ad ucciderli per mancanza di ossigeno. Anche perché hanno una clone bay, quindi buonanotte. Ok, almeno adesso non riusciranno più ad attaccarci, di certo. Ah, scusa, non ho aperto questa stanza, questa porta qua. Eccoci qua, brutti balordi che non siete altro. Tu devi curarti, tu puoi andare a riparare con l'aiuto di questo tizio qua. Ush. Dunque, risparmiamo un po' di soldi per questo negozio, forse ci avrà qualcosa di interessante. Ci pensiamo dopo a migliorare i nostri motori. Grazie, apprezzo. Tu, esatto, eri un vicolo cieco, va bene. Qua, ah, questo è il negozio, giusto. Allora, questi sono molto molto forti, i long range scanner, vale sempre la pena comprarlo. Però siamo già al settore 5, vuol dire che abbiamo ancora il 6, il 7. Perché questo l'abbiamo già visto che cosa c'è in giro. Per 50 non credo che ne valga la pena, questo di certo non ne vale la pena. E non ho abbastanza soldi per il cloaking, però ho due mantidi. Potrei comprarmi... il crew teleporter, il teletrasporto. No, non credo che ne valga la pena. Non credo che valga la pena comprare niente qua. Forse un po' di carburante. Però 9, se siamo un po' fortunati, dovrebbero bastarmi fino all'ottavo settore. Riparare un po', siamo a metà della vita. Non credo che ne valga la pena. No, preferisco a questo punto fare così. Per adesso vorrei riuscire a comprarmi il cloaking in futuro, ma non è detto che ci riusciamo, anzi è improbabile. Ok, un'altra navicella che è molto probabile che mi farà un po' di danno. Ma che cosa ci vuoi fare? No, devi attaccare le armi, scusami, è colpa mia. Ok, eccolo qui, già uno di danno è arrivato. Ush.
Ush, per un pelo. Ok, potremmo provare a dargli fuoco a tutti sti balordi, ma non credo che ne valga la pena. Ok, bella mancata. Ok. Adesso combattete fra... Ah, però non avete una medbay. Non avete niente per tornare in vita. Quindi, se riesco a farvi ammazzare fra di voi con il mind control... potrebbe essere un metodo, lo sai? Però è molto difficile. Mi verrebbe quasi da dire impossibile. Ok, mi rimangio tutto quello che ho detto. Dammi un secondo, forse ce la possiamo fare. Fammi pensare. Come fare? Vabbè, devo distruggere gli scudi, almeno farli scendere a uno. E poi attivare il fire. Oppure attacchiamo direttamente l'ossigeno per adesso. Quante barre hai di ossigeno? Almeno due. Ah, cavoli, troppo tardi, aspetta, due. Ok, perfetto, adesso stai incominciando a mancare l'ossigeno da te. Forse riusciamo a farti morire per mancanza, per a farti morire asfissiato. Vediamo un po', adesso tu stai andando a riparare le armi, esatto, perfetto. Sei da solo, quindi ci metterai un po', e nel frattempo il mio controllo mentale dovrebbe riattivarsi. Allora, facciamo così. Controllo mentale immediato. Stavo pensando se aspettare che andasse a riparare l'ossigeno, ma non credo che sia una buona idea. Meglio usarlo adesso. Adesso lo perde. Lui non andrà subito dall'ossigeno. Esatto, ripara subito un po' le armi. Intanto il mio controllo mentale si ricarica. Adesso, quando andrà a cercare di riparare l'ossigeno, lo utilizzeremo il controllo mentale, perché tra poco dovrebbe andarci. Non credo che riuscirà a riparare anche la seconda arma in tempo, prima di rendersi conto che, eccolo qui, l'ossigeno è più importante. Quindi aspetta un po'. Aspetta un po', aspetta un po'. Fallo adesso, meglio non rischiare. Ok, lui continua a perdere ossigeno. Forse... ah, perfetto. Dovrebbe morire prima di riuscire a ripararlo. Sì, assolutamente. Ah, non ci prova neanche. Cosa stai facendo? Perché stai cercando... perché stai utilizzando gli scudi? Era meglio cercare di riparare... almeno provaci. Almeno tenta di riparare l'ossigeno. Ok. Ui, cavoli, questa navicella qua è un po'... le armi, cavoli. Ok. Può ferirmi, però è un po' difficile. Però può farlo, può riuscirci. Se riuscissimo a schivare almeno un colpo. No, neanche uno, neanche un colpo, solamente il 40% su tre colpi. Grazie, grazie. E aspetta a sparare. Per favore, ripara i miei sensori. Spara adesso. Controllo mentale. Spara alle armi. Per favore, almeno un colpo schivalo, grazie. Per di più hai distrutto il loro drone, che non era necessario. Ok, va bene. Hanno una medbay e no, hanno anche un antidrone. Hanno un drone antidrone, com'è che si chiama? Anti-combat drone. Il che vuol dire che non posso mandare i miei di droni a combattere. Potrei utilizzare questi, quando i nemici hanno troppi laser, però... però un cavolo. Dovrei farlo e basta. Fai così e fai così e fai... anzi, uno mandalo contro gli scudi. Possibilmente. Perfetto, bravo. Così hanno più roba da riparare. E se non ti dispiace, controlla mentalmente quello che sta riparando le armi. Perfetto, stanno andando tutti lì. Vai. Fai così. Perfetto, un po' di gente morta. Niente più armi. Adesso probabilmente torneranno in vita grazie alla Clone Bay, ma chi se ne frega.
Dai, 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 ci siamo quasi. Ish, un po' troppe mancate per i miei gusti, mio caro. Adesso abbiamo il controllo mentale, però. Quindi non riusciranno a schivare. Ecco qua. Vai contro gli scudi. Stanno cercando di scappare i balordi e ce la stanno anche facendo. Giuro che se riescono a scappare... Guarda, su tutto quello che ho più, di più caro a questo mondo... Guarda, guarda, ce la fanno! Riescono a scappare! Riescono a scappare! Ma ti pare normale? Ti pare normale? Non sono neanche riuscito a colpire una volta! Dall'istante in cui mi hai detto che stavano cercando di scappare, a quando le mie armi erano cariche, non sono riuscito a sparare un singolo colpo. Che cazzo dovevo fare? Eh? Dimmi che cosa dovevo fare per ammazzarli più velocemente. Non potevo fare nient'altro? Il gioco non mi ha neanche dato delle grandi armi, eh. A parte il Flak Cannon che ho comprato, non abbiamo praticamente trovato, anche i negozi che ho trovato, neanche una. Dammi un'arma. Tecnicamente è un'arma, è quella. Al posto... No, al posto del drone di difesa no. Allora a questo punto mi tengo il Fire, piuttosto. E stiamo anche incominciando ad essere un pochino troppo bassi col carburante, eh. Ecco, abbiamo risolto il problema del carburante. E c'è subito un altro negozio, perfetto. Allora. E altro carburante anche qua. Ok, perfetto, perfetto. Allora, dammi qui. Cerchiamo di arrivare al negozio con più soldi possibili. Vai. 22, gratis praticamente. Un altro negozio anche qua. Allora, un sacco di negozi. Allora, a questo punto fammi uno, due e poi questo. E speriamo che qua ci sia il cloaking. E arriviamo a quel negozio con almeno 150 ingranaggi. Tu mi puoi ferire perché questo laser credo che spari due colpi. Questo fa due di danno e hai anche una bomba. Però non hai droni. Io ho il controllo mentale e hai tre scudi. No, accetta. Chi se ne frega. Accetta. Non stiamo a fare conti troppo complicati. Ok, questi qua non dobbiamo ucciderli. Questo è quello che ci stanno chiedendo di fare. Vogliono che li feriamo abbastanza e ci daranno un'arma. Quindi non uccidiamo l'equipaggio, ma cerchiamo di distruggere la navicella. A un certo punto loro diranno: no, no, cavoli, una pessima idea è stata fare i pirati. E li rimandiamo a casa. Ok, siamo pronti. Allora, le loro armi fanno anche abbastanza schifo. Quindi possiamo semplicemente attaccare gli scudi, ci conviene. Ah! Ce la fate, grazie. Accidenti, c'è anche un ingegnere che riparerà stra mega veloce. Avanti! Meno male che hanno delle armi che è difficile che riescano a ferirci. Ok, finalmente un controllo mentale pronto. Spara. Controllo mentale, spara. Oh, finalmente. Tornate indietro e datemi una buona arma, per favore. Questa non è una buona arma, questa l'ho già venduta una volta. Perché mi stai ridando le stesse armi? Per favore, dammi il cloaking o delle belle armi o l'hacking. Se c'è l'hacking lo compro. Ok, c'è il cloaking. Compra il cloaking. Sì. Vendi questo. Vendi questo. Compra questo. Non so quale dei due tenere. Mi servirebbero delle altre armi, porca miseria. Non posso combattere la cosa finale con queste. Lo sai cosa? Però adesso Tilly al massimo mi dà 25 ingranaggi. Non è che sono così tanti. Però adesso devo iniziare a risparmiare per avere la quarta barra di scudo. E quella costa parecchio, quella costa 180 solamente lo scudo. Ok, quello lì è un affare da vendere, lo faremo al prossimo negozio, se mai ne avremo uno. Questi qua vogliono potenziare il mio reattore, va bene.
Metti questo qua, per favore. E dobbiamo andare all'uscita, purtroppo, perché con il prossimo salto arrivano i ribelli. Ok, sia un altro. Ok, va bene, no, va bene, se non troviamo nessun'altra arma, possiamo usare questi due, fare senza quello da difesa, perché tanto abbiamo il cloaking, e attaccare con questi la cosa finale. L'unico problema è che la seconda fase ha il coso anti... No, aspetta, cosa c'ha? No? Non riesco a ricordarmi se c'ha il drone antidrone o il drone antimissili. Non riesco... Va, che miseria, che bel inizio di salto. Qui, poi qua, di qua, poi qua siamo pronti, ok. Se non mi ricordo male c'ha quello antimissili, quindi dovrebbero comunque funzionare. Ok, finalmente un'altra arma. Questa spara due laser, adesso qua siamo pieni. Quindi sarebbe il caso di potenziare uno di questi, in modo da poter mettere anche questo. Va bene, sì, lo facciamo così. E facciamo così. Ok, dai, 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 dai che va bene. Ho bisogno però di 180 ingranaggi, possibilmente. Perché tre scudi e basta sono un po' pochi. Facciano anche dei cavoli di droni, lo sai cosa? Accetta. Era una navicella che faceva abbastanza paura. Non riparare niente, perché tanto quando siamo nel settore 8 le riparazioni sono praticamente gratuite. Assolutamente no. I ragni spaziali giganti non sono uno scherzo, gente. Mai andare ad aiutarli, a meno che non hai una clone bay. Attacca subito. Peccato che non abbiamo un ingegnere. Avete un pochino di roba, gente. E potete anche farmi un bel po' di danno, che è una rottura di scatole. Ok, non è un problema perché posso fare un bel po' di danno anch'io a voi. Però sarà non facilissimo. Allora, aspetta che si carichino tutte le armi. Ok, spara. Controllo mentale. Spara, spara, spara. Ok, perfetto. Spara. Spara, spara. E spara. Perfetto. Molto, 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 molto bene. Sta andando molto bene questo. Spariamo ai co. Ah, spara alle armi adesso perché le hanno già riparate. Ho mancato un po' troppe volte. Però va bene. Ti perdono per questa volta. Ok, di nuovo tutte le armi perché le hanno già tutte prese. E adesso controlliamo mentalmente quello che sta riparando le armi, possibilmente. Sì, così smettono di ripararle. E possiamo attaccare gli invece. Attacca gli scudi. Spara i laser. E abbiamo mancato tutto e distrutto un loro drone. Il che non me ne faccio assolutamente niente. Di nuovo. Ok, almeno un colpo è andato a segno. E abbiamo ucciso uno dei loro mini, credo. Uno dei loro Engie è morto. Non ne sono certo. Però piano piano li stiamo ammazzando. Meno male che questi qua non hanno nessuna intenzione di scappare. Praticamente ci stanno attaccando perché hanno percepito un virus nel nostro sistema. Ed è tipo una roba che per gli ingegneri è assolutamente pericolosissima perché sono dei mezzi robot loro. E allora piuttosto che rischiare di far scappare il virus, ci vogliono uccidere. Il virus è riuscito a scappare, nel frattempo però noi siamo vivi. Andiamo al negozio. Sì, perché abbiamo un sacco di roba da vendere. Ok. Allora. Ecco cosa facciamo. Vendi. Vendi. Vendi, vendi. E metti questi due qua. Che li useremo contro la navicella finale. Contro la Rebel Flagship. Abbiamo... Uno, due, allora un salto, due salti, tre salti. Mi serve almeno, almeno un carburante, va bene. Comprare direi niente. Potremmo comprare un anti-drone? No, non ha senso. Dovrei comunque metterlo al posto di uno di questi due. Quindi no.
Ok, speriamo di ottenere adesso abbastanza ingranaggi per il nostro terzo livello di scudo. Voi fate abbastanza paura, con questo affare qua con 5, però... Perfetto, non stanno andando verso i piloti, che è una cosa assolutamente fantastica. Allora, chiudi le porte. Spara. Controllo mentale. Spara. Cloaking. Togli ossigeno, metti qua al massimo 100% di schivata. Il missile manca. Riattiva l'ossigeno. E il missile è ancora attivo, va cagare. Adesso sì che mi farebbe comodo avere il coso della difesa, Però, se siamo fortunati... Fai così. Finisci di ammazzarlo, ok? Stanno scappando. Non siamo riusciti a... Non ho visto cosa è successo con le armi. Non abbiamo colpito neanche una volta. Ma porca miseria, adesso subiremo un po' di danno. Vabbè, non ci possiamo fare niente. Doveva colpire... No, non credo che colpirà la medbay, quindi lui dovrebbe essere al sicuro. Credo che andrà a colpire l'ossigeno, quindi tu fermati qua. Ah, ha comunque mancato, va bene. Perfetto. Tante seghe mentali per niente. Ok, perfetto, la mantide sta attaccando, sta riparando le armi, il che vuol dire che è stra mega lenta. Attacca tutto. Per favore, grazie, disattiva tutte le armi. Apprezzo molto. Peccato che adesso c'è l'ingegnere che sta riparando, però non per molto, perché adesso l'ingegnere andrà a riparare gli scudi, no? Attacca. Ok, riescono a lanciare un colpo col missile, ma non è un problema, perché tanto abbiamo il cloaking pronto, quindi cloaking. Aspetta. 100%, perfetto. Adesso attacchi e li uccidiamo. Grazie. Ok, 51, abbiamo 180, perfetto. Attiva subito, non abbiamo abbastanza energia. Abbiamo bisogno di un po' di extra di energia però per attivare questi, e dobbiamo ricordarcelo. Altrimenti non possiamo mica farlo. Ok. Questo possiamo toglierlo e attivare qua per adesso. Ok, dai, forse riusciamo in un'altra vittoria. Questa navicella fa un pochino paura, ma non tantissimo. Solo 3 scudi non sono tanti. Vai. Controllo mentale, spara... No, aspetta un attimo. Ok, spara adesso tutti i colpi. Ok. Questi Q2 non sono in sintonia l'uno con l'altro, bene. Spara. Ok, vai. Uno, due, tre miss. Lui spara 7 colpi. Altri 4 per distruggerci lo scudo. Non dovrebbe fare danno. Cioè non dovrebbero esserci possibilità di farci danno. Spero. Sì. Bene. E questi due da soli non possono farci danno. Quindi ancora meglio. Iniziamo a lavorare sugli scudi. Ok, un colpo, lo accetto. Vai. Ah, l'hanno subito riparato, eh. Ok, adesso controllo mentale su chi sta riparando gli scudi. E continuiamo con gli scudi. Ok, perfetto, c'è anche un bel incendio. Ok, adesso ci concentriamo a potenziare il nostro... la nostra energia. Perché ce ne servono comunque 4 extra per i nostri droni. Altri 2 per questi, tecnicamente, tra cloaking e motori. Quindi ci serve un bel po' di energia. Non dargli assolutamente niente a questi ingegneri. Cavoli loro, mi dispiace dirvelo, ma anch'io ho necessità di ingranaggi. E mind control, ok, c'è un negozio. Questo è bello forte. Cos'altro hai in vendita? Reverse Ion Field, non è male. Però non ho soldi. Non ho ingranaggi con cui fare niente, quindi non posso fare niente.
Vabbè, fa lo stesso. Forse era meglio a questo punto cercare di combattere piuttosto che avere la certezza di ottenere un negozio in quel caso. Però cosa ci vuoi fare? Ok, ci sono i repair che sono molto vicini fra di loro. Fai 1, 2, 3, tac, e 1, 1, 2. Speriamo di riuscire a farli tutti e tre. Se non ci riusciamo, fa lo stesso, però ci serve assolutamente dell'energia. Sì, questa navicella qua fa un sacco paura. Ah, le armi! Lurido balordo. Allora, togli il controllo mentale per adesso e fai così. Hanno anche un drone che ripara, Dio santo. Ok, un bel po' di mancate, bene. Dovremmo essere perfetto, abbastanza al sicuro. Allora, fai così. Appena puoi. Togli l'ossigeno e mettiti così. Controllo mentale qua. Ok, e adesso le armi. Ok. Dovremmo essere abbastanza al sicuro adesso. Abbastanza, ma non completamente. Ok, questo qua adesso ci farà danno, quindi togli una barra di scudo e vai in cloaking e attiva anche l'ossigeno intanto che ci sei. Ok, vai, adesso hacking sulle armi, recuperiamo tutti i nostri bei scudi, anche la quarta barra per favore. Togli l'ossigeno e mettilo ai motori, va bene. Hanno riattivato tutte le loro armi, porca miseria. Forse è meglio andare sui droni che su quei due lì. Così disattiviamo anche quello che ripara, se ci riusciamo. Avanti, ok, ci stanno facendo danno. Non credo che valga la pena rimanere qua, perché questi due sono ancora attivati. Hanno disattivato solamente questo, sono ancora un sacco... No, lo sai cosa? Vattene. Fa lo stesso. Avrei voluto ottenere un po' di ingranaggi, ma subiamo più danno di quello che guadagniamo. Ok, va benissimo, molto meglio che le armi. Per favore sbrigati, devo schivare un missile. Per favore, per favore, per favore, per favore, per favore, per favore, grazie. Appena in tempo. Ok, spara subito. Abbiamo il controllo mentale pronto. Sì, possiamo attaccare le armi. Sì. Sì, vai. Fai così, fai così, fai così. Fai così. Fai così, così e così. Perché è ancora attivo questo? Odio quando succede. Fai così per adesso. Vai. Dai, 40% e ci ha colpito in pieno. Ci colpisce gli scudi per di più. Va cagare. Fai così. Ok, perfetto. Quello è disattivato. Andate a riparare qui. Ok, adesso non possono più farci danno per il momento. Che è molto molto positivo. Distruggiamo la clone bay intanto che ci siamo. Ok, e c'è un altro incendio. Forse riusciamo ad ammazzarli senza distruggere la navicella. Questo qua è ripartito. Allora, no, preferisco avere più ingranaggi che del carburante. Perfetto. Due di loro sono morti. Rimane solamente questo qua. Ok, che sta riparando le armi. Dovremmo riuscire ad ammazzarlo con i nostri colpi di laser. Perfetto. Sono tutti morti. 65. Bene, 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 bene. Compra due di questi. Li metti qua per adesso. Ce ne servirebbero altri 4, Dio santo. Ok, vai a riparare, che ti dà anche degli ingranaggi gratis. Bene, bene, bene. Ok, 36 ingranaggi, ci sta un'altra barra di energia. Ne abbiamo adesso due più o meno pronte. Me ne servirebbero altre 3. Speriamo che quei beacon di riparaggio non vengano presi dai ribelli.
Questa è un'altra navicella che non è esattamente simpaticona, però... Però con il cloaking dovremmo più o meno riuscirci. Dai. Quanto cavolo di dura sto cloaking? Ok, questo qua è una roba che dà fuoco. Spegni l'ossigeno per adesso. Ha due barre, quindi è difficile che subiremo danno. Sì, allora. Fai così. Ok, 2, 3 e 4. Ok, bene. Ok, quello ha mancato, molto bene. Oh, meno male che non ho sparato. Tu stai qui, per adesso. Ok, chiudi tutte le porte, apri tutte le porte, tu... Ah giusto, abbiamo ancora l'ossigeno disattivato, sono un cretino. Sto dicendo, perché non sta tornando l'ossigeno? Ok, è andata a riparare quello per adesso. Usa il cloaking, siccome stanno sparando due bombe contemporaneamente. Ok, colpito un pochino gli scudi. Al prossimo andiamo di nuovo sulle armi. Perfetto, hanno solamente le due bombe attive. Fai così. Tu vai qua. Questo cloaking qua dura un secolo degli avversari. Hanno di nuovo entrambe le bombe pronte, quindi schivale entrambe. Spara. E questa volta andiamo di nuovo sugli scudi, direi. E vacca miseria. Dai che ci siamo. Cavoli, posso sparare. Vai sul cloaking adesso, se ci riusciamo. Non sarebbe male se almeno un colpo andasse a segno. Un colpo, Finirà anche le bombe prima o poi questa navicella. Perché è possibile per gli avversari il finire i colpi, finire i missili. Ah, guarda, l'ha appena fatto. Ha finito i missili. Non può più sparare bombe. E bene. Comunque non può farci danno lei, quindi siamo abbastanza al sicuro. Possiamo anche smettere di attaccare le armi, tecnicamente. Adesso iniziamo ad attaccare il sistema di pilotaggio perché sono stufo di mancare così tante volte. Si sta rilevando essere più difficile uccidere questa navicella qua che la flagship. Avanti! Vai! Vai, 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 vai! Colpite, 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 colpite! Grazie! Adesso c'è il 100% di possibilità di colpire, finalmente. Questa dovrebbe essere l'ultima cosa, perché è impossibile che manchiamo. Alleluia. Sarei dovuto andare per il sistema di pilotaggio molto prima. Però non mi aspettavo che avesse solamente una barra. Dammi altra energia per adesso. Queste sono ancora entrambe attive. Bene. Vai prima in questa e l'altra. Perché qua lei salterà qui al prossimo. Quindi di certo la conquista. Facciamo così e c'è più probabilità di avere anche... No, anche la seconda. Cavoli, adesso è sparita. Vabbè. Rimaniamo dove siamo, oppure potremmo andare qui e sperare che ci sia del combattimento e ottenere altri ingranaggi. Me ne servirebbero un'altra... No, no, siamo a posto, 4 barre sono quelle che ci servono, perché per l'ultima barra qui possiamo semplicemente togliere l'ossigeno. Quindi siamo tecnicamente a posto. E qua non c'è assolutamente niente, ok. Combattimenti, gente. Ush, 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 ush. Dai che ce la facciamo. Vai, attiva questi due. Devo potenziarlo. Non ci avevo pensato. Mi servono degli ingranaggi per quello. Però non dovrebbe costare tantissimo. Non dovrebbe costare tantissimo. Ok, va bene, va bene. Va bene. Ok, controllo mentale. È un po' una rottura di scatole, ma non è la fine del mondo. Possiamo facilmente risolvere il problema. Aspetta ancora un attimo. Vai adesso, così non lo distrugge il motore. Pronto a fare cloaking per i missili. Ha
adesso, 100% di possibilità di schivare, schivato tutto, vai. Non posso usare il controllo mentale sul pilota, però che rottura di scatole. Spara, spara, spara. Perfetto, missili fuori gioco. E mi hanno appena distrutto il mio coso. No, no, l'hanno solo colpito, ma non l'hanno distrutto. Ok, questo qua sta per distruggere i sensori, quindi fai attenzione. Anzi, lo sai cosa? Non andarci neanche, dopo li ripara tanto. Li può distruggere una volta e poi ripararli. Ah, non è neanche riuscito a distruggerli una volta, fate. Ok, tieni. Bel fuoco, mio caro. Molto, molto, molto bene. Adesso proviamo ad andare per gli scudi. Perfetto, un altro incendio. Molto, molto bene. Sta andando molto bene questa prima parte. Fai attenzione che i missili si sono riattivati. Fai attenzione che questo qua potrebbe distruggerlo. Vacci subito. Così. Li abbiamo stra-mega massacrati gli scudi, porca vacca. Fantastico, gli scudi sono a zero. Ah, finita. Morti. È stato stra-facile. Wow. E 30 precisi, 30 ingranaggi precisi che erano quelli che mi servivano. Ok, adesso guardiamo che genere di anti-drone da combattimento loro hanno. Hanno quello contro i missili, perfetto. Quindi posso attivare entrambi i miei droni da combattimento. Bene, 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 bene. Allora, loro adesso mandano il drone da combattimento, quello da intrusione, eccolo qua. Vai in questa stanza, non è un problema. Tu vai qua, tu vai qui pronto per intervenire appena uno di loro inizierà ad avere poca vita. Sì, vai per gli scudi. Controllo mentale sul pilota. E raggi laser su i missili. Perfetto, non è a zero, ma va bene. Allora, fai attenzione che tra poco arriveranno i missili. Tu stai iniziando ad avere poca vita, vai a guarirti, tu vai a dargli il cambio. Possiamo sparare intanto che ci siamo e sparare 1, 2, 3 direi. Iniziamo a lavorare già sugli scudi. Perfetto, i missili non hanno mai sparato e adesso arrivano l'attacco di tutti i droni e possiamo usare il cloaking. Adesso. Anzi, possiamo anche aspettare un attimo per il cloaking. Che forse riusciamo semplicemente a schivare senza utilizzarlo. Guarda, qua, guarda, 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 guarda quanto stiamo schivando. Cavoli, mi sono dimenticato di voi due, scusate. Andate qua e guarite. Adesso staranno mandando un altro drone. Perfetto, vai. E adesso attacchiamo gli scudi. Oh, avere due droni da combattimento non pensavo che avrebbe aiutato così tanto. Cioè, guarda che guarda come li stiamo massacrando. Incredibile. Manda anche quello del delle armi a combattere intanto che ci siamo. Fai attenzione che non muoia nessuno. E vai adesso. E vai un po' qua, un po' qua e un po' qua, va bene. E controllo mentale sul pilota, così non possono schivare. Ok, questi sono morti, stanno già riparando. Apri le porte. E pronto col cloaking. Facciamo direttamente, questa volta non stiamo a rischiare. Siccome sto, anzi anche perché siamo a zero, fallo subito. Ok, sono morti, non riescono a riparare gli scudi in tempo. Voilà. Fantastico. Non li ho mai usati due droni da combattimento in contemporanea sulla navicella finale, sulla flagship. Devo dire che funzionano. Funzionano molto bene e per di più adesso che la navicella c'ha lo scudo Zoltan, quello verde, riusciremo a distruggerlo molto velocemente grazie ai due droni. Non ci avevo pensato, è vero. Molto molto bene.
Ok, allora tornate tutti alle vostre postazioni. Possiamo potenziare qualcosa? Sì, questo. E quindi lo facciamo. Potrei anche andare al negozio per nessun motivo. Non ho assolutamente niente da vendere. Quindi andiamo e... un'altra vittoria, gente. Niente male. Allora, non l'ho detto. Sarebbe molto... allora, vorrei... con 5 vite... vorrei almeno avere 5 vittorie. Vuol dire una vittoria, una perdita, una vittoria, una perdita, una vittoria, una perdita. Sarebbe fantastico riuscire ad accumulare 10 vittorie. Vuol dire 2 vittorie, una perdita, 2 vittorie, una perdita. Sarebbe il massimo quello. Però non credo che ci riuscirò, perché non sono così tanto bravo a questo videogame da riuscire a vincere 2 volte e perdere solamente una. Allora, adesso ci hanno il controllo mentale e... anche il teletrasporto, quindi facciamo... eccoli qua, sono già arrivati. Allora, vai qua e anche te vai qua e intanto soffocalo, il balordo. Ok, il tizio è già morto, andate a guarirvi. E preparatevi per i prossimi. Ok, sono arrivati i missili. Io direi che ci mettiamo adesso a schivare. Fai così, 100%. No, perché solo 40? Ah, perché non ho ancora attivato i cosi, scusate. Pensavo di aver già attivato il cloaking. Hanno distrutto un mio povero drone. Probabilmente uno dei missili. Sì, vedete che ci sono solo 2 missili. Uno dei loro 2 missili ha distrutto uno dei miei 2 droni da combattimento. Ma non è un problema, per il momento. Allora, fai così. Aspetta che si carichino tutte le armi. Attacca con tutto, intanto che ci sei. Loro si sono teletrasportati qua, fai così. Attento che adesso arriverà un sacco di danno. Controlla mentalmente lui, bene. Recupera tutta la vita qua. Un po' di danno ai nostri droni, dobbiamo ripararli. Ok, vengono a combattere qua dentro? Va benissimo, tu abbandona questa postazione e vai qua. Hanno ancora un po' di scudo Zoltan, non più. Ok. Siamo pronti. Vai. 1, 2, 3. Stanno lanciando i missili. Purtroppo non possiamo farci niente. Dobbiamo solo sperare di riuscire a schivarli. Ok. I missili sono stati distrutti e non ne abbiamo schivato neanche uno. E è stato distrutto il controllo mentale. Dobbiamo ripararlo, perché altrimenti loro ci controllano mentalmente uno dei miei omini. E intanto che ci sei, tu abbandona qua e dai una mano a uccidere questi qui. Ah no, non è distrutto, è solamente a livello 1, fa lo stesso. Ok, dai, 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 dai. Altro teletrasporto? Sì, altri omini, va bene. Dove stai andando? Stai andando dal cloaking, non mi piace come cosa. Ok, perfetto, vieni qua. Ok, stanno per attaccare, abbiamo il cloaking pronto. Prima finisci qua. Ok, attiva l'altro drone da combattimento, bene. Attacca questi. Ok, controllo mentale su uno dei miei omini, la cosa non mi piace. Abbandona qui e vai lì. Togli questo per curarti, dobbiamo assolutamente... anzi, non andare neanche a combattere, vai a dare una mano a riparare il controllo mentale. Ecco l'attacco. Cloaking, 85% di possibilità, ok, bastava. Non hanno più i missili, va bene. Ok, controllo mentale attivo, usalo subito per ricontrollare il nostro tizio. Tornate tutti alle vostre postazioni, tranne voi. E tu devi riparare l'ossigeno, perché sennò qua moriamo soffocati. Attaccate qua appena potete, possibilmente. Lo sai cosa? I 2 droni sono straforti per tenere sempre gli scudi bassi. Ecco perché sono così tanto forti. Ah, e dobbiamo anche riattivare il cavolo di Medbay, perché i loro soldatini sono abbastanza forti nel combattimento. Ok. Altro teletrasporto? Sì, è arrivato un altro mino, mi sa. Nuovo fresco. Non è un problema perché morirà subito. Ok, perfetto. Tu vai a riparare l'ossigeno, tu vai a riparare l'ossigeno. Ok, e... ok, abbiamo tutti il massimo la vita, fai così, fai così. Abbiamo un incendio, bene. Distruggi i missili appena puoi. Qua non abbiamo il
Controllo mentale, aspetta, controllo mentale così, perfetto. Ognuno ha la propria postazione, non abbiamo il cloaking e abbiamo subito un po' di danno e fa lo stesso. Tu e tu andate qua a riparare, bene. E abbiamo quasi vinto. Possiamo togliere qua per fare un po' di ossigeno. Ah, siete morti, miei cari. Voilà. Un'altra fantastica vittoria, gente. E è stato veramente bello. Con i due droni da combattimento è stata una gran goduria, devo dire. Non abbiamo mai perso nessuno lumino. Molto, 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 molto bene. E un nuovo record personale, per di più il migliore che abbia mai fatto. No, aspetta. Scusate, questa è la A. Questa è la B, eccola qui. No, scusate, era... ho sbagliato completamente. Perché sto dicendo, c'è qualcosa che non mi torna. Perché mi dice punteggio finale 4440 e qua è 5000 e non compare qui. Perché qua e non è il nostro record. Al quarto posto c'è comunque 5000. Niente, niente record, però vittoria. Gente, statemi bene. Ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!